nome in sé lo indossata. Intanto buongiorno a tutti. Ma il sindaco prima ha fatto il discorso delle palline, no? Che giocava con... Anch'io. Oggi io ho giocato con lui, eh sì. Io non posso fare... No, no, è vero. È benissimo. Perché quando mi ha chiesto se volevo fare la passeggiata, come chiamiamola, col sindaco, ha detto sì sì, io detto così sono sicuro che non andremo forte, perché mi ha detto, è uno che va forte, e devi che andare dietro o davanti. Invece il sindaco ha voluto risparmiarmi e abbiamo giocato per la strada. Molto, abbiamo giocato. Vi siete divertiti? Sì, ma... Che di solito è la domanda che si fa sempre alla fine della... Dovevamo stare un po' attenti al traffico, ma no, volevo dire che anche un'altra finalità di questa manifestazione è quella di promuovere l'uso della bicicletta. Una città piatta come lì, non ho visto molte bici in giro, parlo di bici da passeggio, di gente che va in bici per spostarsi. Forse dovreste fare qualche pista ciclabile. Noi faremo una manifestazione come questa il 18 giugno, che si farà proprio a casa nostra, e gran parte del percorso lo faremo sulle piste ciclabili che abbiamo nel Trentino che da tanto tempo. Noi abbiamo la fortuna di avere il fiume Adige che attraversa tutta la Val d'Adige, insomma, dal confine di strada fino a Verona, e lì lungo l'Adige c'è i due argini e tutti e due sono ciclabili. Uno è asfaltato, l'altro non è asfaltato, e allora nell'uno si va con le bici, diciamo, da passeggio, anche da corsa, anche i corridori, io quando vado in bici spesso vado lì. E dall'altra parte invece si va con le mountain bike perché la strada è bianca, e allora per la nostra pedalata che si chiamerà fra l'altro Moserissima faremo queste ciclabili, poi faremo anche una salita un po' inedita, e per dire che bisognerebbe anche promuovere proprio l'uso della bicicletta, perché una città come questa che è un po' con un centro storico abbastanza complicato, perché a venire qua abbiamo perso la strada due o tre volte. E allora perché non ho visto le bici a noleggio, ma non ci sono. Sì, ci sono. Ci sono. Sì, perché abbiamo detto cerchiamo le bici, andiamo in bici, ma non le abbiamo trovate. Perché in tante città ormai ci sono tutte queste bici, a Milano se n'è dappertutto. Anche a Trento ce n'è qualcuno, ma non tante. Ma comunque io sono già venuto l'anno scorso e anche 2 anni fa a fare l'Etrusca, e domani la rifaremo, e speriamo che questo continui proprio nel senso di promuovere anche l'uso della bicicletta, che oltre che limitare il traffico fa anche bene a chi fa la bicicletta. L'importante è non cadere, l'unica controindicazione che c'è andare in bici è di non cadere, insomma, di cercare di stare in piedi, di non farsi male, perché quello credo sia una cosa importante. Però in una città come Livorno, che è tutta piazza, credo che potrebbero esserci molte più biciclette, perciò il sindaco deve prendersi questo impegno. Lo sta facendo in sostanza, lo sta già facendo. In realtà lo sto già facendo, questo evento è già un percorso che va in questa direzione.